Amacagno il Gorla Minore vuole rialzarsi dopo la batosta con la Valceresio, mentre i padroni di casa del Franciasport cercano riscatto dopo il letrise subito a Garbagnate. Milanese si fanno in avanti per primi proprio i gialloblu, ma il tocco sotto di Bosotti è scialato per una questione di centimetri. Padroni di casa che rischiano in non poco con Vecchietti costretto ad atterrare in questo modo Pagani, intervento che costerà al portiere del Franciasport il cartellino giallo e l'episodio scatenerà anche qualche scaramuccia tra le due panchine, con il direttore di gara che decide così di ammonire entrambi gli allenatori delle rispettive squadre. Gli ospiti sono ancora in fase offensiva e sfiorano il vantaggio più volte, prima con Gomà che si vede sbarrare la porta da Vecchietti. Il numero 11 tiene il pallone e cerca di tirare, la palla però è ancora respinta dal portiere e Pagani cerca ancora la porta, trovando però un'altra muratura da parte della difesa di casa. Con le immagini andiamo nella ripresa ed ancora il Gorla Minore a fiondarsi in direzione della porta di Vecchietti, ma l'estremo difensore esce per tempo e spazza via il pericolo giallo-blu. I padroni di casa alla prima occasione utile hanno l'opportunità di passare in vantaggio con questo rigore concesso dall'arbitro per l'atterraggio su pivato da parte di Terzi. Dagli 11 metri va lo stesso numero 11 che però calcia alle stelle, mancando così una clamorosa chance di segnare l'1-0. Gol sbagliato, gol subito, ci pensa Andrea Bosotti a punire il Franciasport e segnare il vantaggio per il Gorla Minore. Il raddoppio arriva quasi immediatamente grazie a Gomà che anticipa l'uscita di Vecchietti, depositando in rete il 2-0 del Gorla Minore. Il Franciasport però non abbassa la testa e cerca di accorciare le distanze con Pietro Pivato, che fa tutto da solo, tirando però fuori di pochissimi centimetri. Anche il subentrato Riccardo Porretti si unisce al tabellino dei marcatori. Stop e controllo verso l'area, il 19 resiste alla marcatura ed esegue un tiro a giro che si insacca nell'angolino in maniera perfetta per il triste dei gialloblu, che però negli istanti finali del match trovano anche la rete del 4-0. Vecchietti para il primo tiro di Ghilardi, ma non può nulla sulla ribattuta di Stefano Possoni, che cala quindi il sipario sulla partita. Il Gorla Minore vince 4-0 sul Francesport.